Ci troviamo senza dubbio in uno dei periodi più belli della campagna marketing dedicata ai nuovi giochi della serie videoludica dei mostriciattoli tascabili, in particolare a Leggende Pokémon Arceus. Dopo il misterioso trailer dedicato all'annuncio di Zorua e Zoroark di Isui, appaiono dal nulla ben due Pokémon inediti. A quanto pare, su 4chan, sono stati postati dal nulla due artwork raffiguranti dei Pokémon mai visti prima, per poi essere tempestivamente eliminati. Questi disegni andrebbero dunque a mostrare in anteprima le forme Isui di Bergmite e Voltorb. L'autore del post si presenta dichiarando di essere un editor ingaggiato da The Pokémon Company e di star lavorando al prossimo trailer dedicato all'open map di Game Freak. Tuttavia, questa dichiarazione così precisa metterebbe subito sotto i riflettori il presunto leaker, rendendolo facilmente rintracciabile. Proprio per questo iniziamo ad analizzare i due mostriciattoli prendendo tutte le informazioni riportate come sole speculazioni. Partiamo da Bergmite, il Pokémon ghiacciolo introdotto in sesta generazione. Nella sua presunta forma di Isui, il mostriciattolo assume un'aria molto più rattristita, presentando anche una colorazione più scura tendente ad un grigio violaceo. Inoltre, il primo dettaglio che salta all'occhio è la lastra di metallo arrugginita incastonata nella protuberanza sul dorso del mostriciattolo. Il fantomatico Bergmite di Isui presenterebbe una combinazione di tipi ghiaccio-acciaio, accentuando il concetto di portaerei a cui è già ispirato l'Avalug che tuttora conosciamo. Il secondo Pokémon invece si professa come la forma Isui di Voltorb, leakata apertamente in passato da Centro Pokémon Leaks, tramite un tweet. Questa nuova versione abbandonerebbe totalmente il tipo elettro per lasciare spazio alla combinazione di tipi erba-spettro. La rivisitazione isuiana del Pokémon Ball non farà altro che accentuare il concetto di Pokéball posseduta anche qui già presente nell'attuale linea evolutiva di Voltorb. Inoltre, data la retratrezza tecnologica del tempo, il mostriciattolo sarà ispirato ad una ghicocca, frutto speciale da cui si ricavano le Pokéball. Vi ricordo, come al solito, di prendere queste informazioni estremamente con le pinze, dato che non provengono da fonti ufficiali e soprattutto, in questo caso, ci sono degli aspetti che mettono in dubbio la loro veridicità, come la già citata dichiarazione fatta dall'autore del post. Tuttavia, la possibilità che le forme Isui di Bergmite e Voltorb appariranno effettivamente in Leggende Pokémon Arceus non sono totalmente da escludere. Questo perché nel leak cinese che sta girando in questi ultimi giorni su Twitter sono presenti due immagini riconducibili a loro. Se saranno effettivamente presenti, però, potrebbero non avere questo aspetto. E niente ragazzi, queste erano le ultime due news per quanto riguarda l'ultimo capitolo in sviluppo da Game Freak. Vi ricordo di lasciare un mi piace e un'iscrizione al canale per non perdervi i prossimi video e noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video. Un saluto!